Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si calcola il segno di una funzione. Questo passaggio è molto importante perché è fondamentale per lo studio di funzione che andremo a fare nei prossimi video, perché ci permette di avere informazioni importanti su come disegnare il grafico di una funzione. Cosa dobbiamo fare? Calcolare il segno di una funzione consiste esattamente nel porre la mia funzione maggiore di 0. In questo caso dobbiamo risolvere una semplice disequazione fratta. Se non vi ricordate come si fa, andate a vedere la mia playlist sulle disequazioni. In pratica dobbiamo fare tre passaggi: numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0 e terzo passaggio, la tabella dei segni. Vi ricordo che il maggiore va messo sempre a prescindere dal verso che c'è qua, perché questo è il verso che andremo a considerare nella tabella dei segni. Andiamo a fare i calcoli. Il numeratore è una disequazione di secondo grado. Vi ricordo che si risolve in due passaggi. Poniamo uguale a 0 per trovare le soluzioni. Ora il meno 1 lo porto al secondo membro, diventa più 1. Questa è un'equazione pura. Se vi ricordate la playlist sulle equazioni di secondo grado, sapete bene che questa dà come soluzione più o meno 1. Se questo passaggio non vi torna, perché sono andata troppo veloce, andate a ripassare la playlist sulle equazioni di secondo grado e poi ritornate qua. Ok, bene, noi andiamo avanti. Abbiamo detto che abbiamo trovato le due soluzioni dell'equazione. Ora dobbiamo risolvere la disequazione. Io uso il mio metodo dice, quello che vi ho fatto vedere nella playlist sulle disequazioni di secondo grado. Il dice mi dice che discordi interni, concordi esterni. In questo caso x alla seconda segno più, maggiore a segno più, quindi sono concordi. Devo prendere i valori esterni, quindi la soluzione è questa: x minore di meno 1 oppure x maggiore di 1, perché devo prendere i valori esterni. Poi, denominatore, questo è di primo grado, basta portare il termine noto di là e cambiare di segno. Ora che ho trovato numeratore e denominatore, devo fare la tabella dei segni con tre linee verticali, perché ho trovato tre numeri e devo scriverli dal più piccolo al più grande. Devo mettere il segno più al numeratore qui, quindi x minore di meno 1 più qua o maggiore di 1 da qua in avanti e il resto meno. Il denominatore devo mettere il segno più dove me lo dice lui, quindi da 2 in avanti, maggiore di 2 qua, e tutto il resto meno. Più per meno meno, meno per meno più per meno meno e più per più più. Ora che abbiamo la tabella dei segni, vado a fare il piano cartesiano. Disegno nel piano cartesiano le tre soluzioni e in corrispondenza di queste tre soluzioni vado a tracciare tre rette verticali. Come vi dicevo, fare lo studio del segno di una funzione mi permette di avere informazioni importanti, perché io riesco a capire dove la funzione sta e dove non sta. Per esempio, da meno 1 indietro so che la funzione è negativa. Ricordatevi che il piano cartesiano mi divide sempre il piano dalla parte del più da quella del meno. Tutto questo che sta qui sopra è positivo, tutto questo che sta qui sotto è negativo. Dire che da meno 1 indietro la funzione è negativa vuol dire che da meno 1 indietro la funzione sta qua sotto e quindi cancello la parte sopra. Allo stesso modo, tra meno 1 e 1 io vedo che la funzione ha segno più, quindi è positiva, quindi tra meno 1 e 1 sta qua e quindi cancello questa parte. Andiamo avanti, tra 1 e 2 la funzione è negativa, quindi tra 1 e 2 vuol dire che sta qui e quindi cancello la parte sopra. Infine, da 2 in su la funzione è positiva, quindi da 2 in su la funzione sta qua e cancello questa sotto. Quindi determinare il segno di una funzione mi permette di individuare le regioni del piano dove la funzione è positiva o negativa, quindi dove la funzione c'è o non c'è. Per cui noi non sappiamo come disegnare questa funzione per ora, ma nei prossimi video lo vedremo. L'unica cosa che sappiamo è che sicuramente sarà qui, sarà in questo pezzo qua, qui e qui. Nelle parti cancellate la funzione non passerà mai. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile.
Questa volta abbiamo una funzione fatta così, non spaventatevi, andiamo a calcolare insieme il segno della funzione. Quindi poniamo tutta questa cosa qui maggiore di 0. Si tratta di risolvere una disequazione fratta, quindi poniamo numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0 e poi andremo a fare la tabella dei segni. Siccome qui ho un prodotto tra due fattori, invece di porre tutto questo numeratore maggiore di 0, pongo numeratore 1 maggiore di 0 e numeratore 2 maggiore di 0, così. In questo modo è molto più semplice fare i calcoli, quindi se vi capitano delle frazioni in cui avete tanti fattori al numeratore oppure anche tanti fattori al denominatore, voi spezzettate in questo modo come ho fatto io. Quindi magari qua avremmo potuto avere denominatore 1, denominatore 2 e così via. Ok? Bene, andiamo a risolvere. La prima, 5 alla x maggiore di 0. Se vi ricordate la mia playlist sulle potenze, sapete che gli esponenziali sono sempre positivi. Tanto è vero che se andiamo a fare il disegno, questo tipo di funzioni sta sempre nel primo e nel secondo quadrante. E sono funzioni che, se vi ricordate, sono fatte in questo modo. Per cui nella prima disequazione, che è sempre vera, scriviamo così, che vi ricordo si legge per ogni x appartenente a R. E la prima è fatta. Andiamo a vedere la seconda. La seconda abbiamo un qualche cosa, perché abbiamo una base che è 3-x, elevato alla seconda. Molto importante, ricordatevi questa cosa perché così non dovete perdere tempo, non dovete fare calcoli inutili. Tutte le volte che avete un qualcosa, come per esempio da noi 3-x, elevato a una potenza pari, quindi qua c'è 2 ma poteva esserci 4, 6, 8, 10 e così via, questa roba maggiore di 0 è sempre vera, perché quando ho una potenza pari tutta la quantità che c'è alla base è sempre positiva. E quindi anche qui scriviamo per ogni x appartenente a R. Fino a qui le prime due disequazioni sono state molto semplici. Andiamo a fare l'ultima, questa volta abbiamo una disequazione esponenziali. Se ricordate la playlist sulle disequazioni esponenziali, sapete che devo portare il termine noto al secondo membro, ovviamente cambiando di segno. Dopodiché, siccome ho la stessa base sia al primo che al secondo membro, vado a risolvere la disequazione con gli esponenti, perché qui è sottinteso come se fosse 5 alla 1. E quindi risolvere questa disequazione equivale a risolvere questa disequazione. X maggiore di 1, che è già risolta, quindi non devo fare ulteriori calcoli. Ora che ho trovato le soluzioni del mio numeratore e del denominatore, andiamo a fare la tabella dei segni. Devo fare tante linee verticali quante soluzioni ho. In questo caso, come soluzioni numeriche, ho soltanto 1, perché qui ho per ogni e per ogni, quindi faccio un'unica linea. Andiamo a fare la tabella dei segni. Al numeratore, quello che ho chiamato 1, devo mettere il segno più dove mi dice lui, in questo intervallo. Per ogni, vi ricordo che tutte le volte che vedete per ogni nella tabella dei segni dovete mettere più. Se invece avevate l'altro simbolo, che non esiste, dovete mettere tutto meno. Quindi qua metto tutto più, allo stesso modo anche nella seconda ho per ogni, quindi metto tutto più. Il denominatore devo mettere segno più quando x è maggiore di 1. 1 è qui, maggiore è a destra, quindi più meno. Prodotto tra i segni, più per più, più per meno, meno, più per più, per più, più. Andiamo a disegnare il piano cartesiano in modo da eliminare le regioni del piano per cui la funzione non passa. Ho soltanto 1 come valore da mettere nel piano cartesiano e in corrispondenza di questo numero andiamo a disegnare una retta verticale. Bene, a questo punto sappiamo che prima di 1, quindi da 1 in giù, la funzione è negativa. Questo vuol dire che sta qua sotto e quindi cancello la parte sopra. Ricordatevi sempre che tutto questo qua è il piano del più, mentre questo qua sotto è il piano del meno. Piccola parentesi, perché noto che spesso i ragazzi fanno questo errore: noi dovevamo cancellare da 1 in giù, quindi non fermatevi in questo punto, perché qui c'è 0, ma dovete cancellare da 1 in giù, quindi tutta sta parte qua. Molto spesso vedo che i ragazzi si confondono e cancellano fino a qui, ok? E invece no, anche questo pezzettino qua. Ora, da 1 in su è positiva, quindi vuol dire che la funzione sta qua e quindi cancello tutta la parte sotto. Per cui per ora io non so come è fatta questa funzione, non so come disegnarla, ma già con il segno di una funzione sono un pezzo avanti, perché sono in grado di sapere quali sono le regioni in cui sta, cioè questa parte qui e qua. Dove ho cancellato, la funzione non ci passerà mai. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete
che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Eccoci qua! Se i video ti sono stati utili e se gli esercizi ti sono serviti, fammelo sapere. Hai visto la novità? Ho creato una nuova playlist che si chiama FAQ, dove trovi tutti i video di esercizi specifici che alcuni di voi mi hanno chiesto. Quindi, se anche tu hai bisogno di un video ad hoc, di un esercizio o un argomento che magari non ti è chiaro, scrivimi su Facebook, Instagram, TikTok. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto e farò in modo di caricarne uno anche per te. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. E ricordati che se non sei ancora brava in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.